Anche il comune di Villadogna riceverà fondi dalla regione nell'ambito del bando Rigenerazione Urbana, 443.000 euro su un progetto di 493.000. Progetto per quale intervento? Il progetto per il quale siamo stati assegnatari di questo prezioso contributo riguarda la riqualificazione, la messa in sicurezza e l'efficientamento dell'edificio della biblioteca e sede di tante nostre associazioni. Il progetto generale è molto più ambizioso perché va oltre i 2 milioni di euro, però un piccolo passo per volta vogliamo cercare di dare una sistemata a questo edificio storico, diciamo unica proprietà da parte del comune, inteso come edificio di un datato. Abbiamo partecipato al bando di rigenerazione urbana e grazie a questo contributo sicuramente riusciremo a realizzare il primo e il secondo lotto che di fatto riguardano la messa in sicurezza, la riqualificazione del piano terra e anche le facciate perché abbisognano urgentemente di intervento. È un progetto per il quale questa amministrazione ci teneva e stavamo perseguendo dall'inizio del nostro mandato, grazie a un contributo sulla progettazione di 50.000 euro, abbiamo potuto approntare un progetto che al momento è ancora sottoposto all'acquisito della sovrintendenza, per il quale ci auguriamo di trovare comunque un esito favorevole e così vedrà riqualificato e ripristinato questo edificio così che è la centralità del nostro paese. È un edificio storico perché di fatto sono le vecchie scuole elementari che erano state costruite nel 1910, per cui per noi è un edificio ricco di ricordi per tante generazioni, ma vogliamo di fatto poi definirlo la nostra casa della cultura perché all'interno del nostro edificio trovano sede tante delle nostre associazioni culturali, musicali, il circolo fotografico, il micologico, l'Avis, tutta una serie di associazioni per i quali vogliamo mantenere viva la loro sede. Giustamente va ringraziato Regione Lombardia per questo premio che ci ha dato. Di fatto il Comune di Villadogna ha messo 50.000 euro perché il progetto è di 493.000 euro e il contributo di Regione Lombardia è di 443.000 euro. Quindi in un futuro non troppo lontano inizieranno i lavori per riqualificare questo immobile di proprietà del Comune.